daughter had gone on holiday with her boyfriend, and 5 days into their holiday, on the 2nd of August, they were killed in the Bologna train bombing explosion. And they managed to identify Catherine's body later on Monday, but she was horribly disfigured. They only recognised her by Miss Southridge's blouse. In 1980, a bomb exploded at Bologna railway station, which killed 86 people. 6 years later, an official report revealed the existence of an invisible government in Italy, run by the state secret services and groups of political terrorists. It also identified a secret military and civilian organization under which neo-fascist groups were allowed to commit atrocities against civilians for political motives. Inizialmente nel mandato che il Parlamento ci aveva dato, noi dovevamo occuparci delle stragi irrisolte in Italia, a cominciare dalla grossa, la prima grossa piazza Fontana, giù scendendo gli attentati ai treni, Brescia, e poi si arriva alla strage della stazione di Bologna, stragi di minori come numero di morti, tipo quella di Peteano. Peteano è stato un atto di guerra, motivato da una ragione molto semplice. I corpi di polizia, i servizi di sicurezza e le forze politiche che usufruiscono dei servizi e di queste forze di polizia hanno strumentalizzato il fascismo italiano. Lo hanno strumentalizzato fin dai primordi, fin dal 1945-46. Peteano nasce come un atto di rivolta, come un segnale di rivolta contro questa strumentalizzazione, colpendo l'arma più rappresentativa dello Stato. On May the 31st, 1972, the carabinieri in Peteano received a phone call. Senta, vorrei dirle che gliel'avrei una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada di Pozzo Terfermata a Savogna. Three policemen were lured to a car primed to explode. All three were to die. Da destra non si poteva e non si doveva attaccare lo Stato e chi lo Stato rappresentava. Bisognava attaccare i civili, quello che è il popolo, le donne, i bambini, le persone innocenti, strane ad ogni gioco politico. Per una ragione semplice, perché bisognava obbligare questa gente, l'opinione pubblica italiana, a rivolgersi allo Stato, a rivolgersi al regime per chiedere maggiore sicurezza. Il ruolo della destra d'Italia è stato proprio questo. Si è messo al servizio di apparati di Stato che hanno alimentato una strategia che giustamente è stata definita della tensione, in quanto bisognava portare la gente ad accettare in qualsiasi momento, nell'arco di un trentennio, dal 1960 al 1985-86, la possibilità di uno stato d'emergenza. Quindi la gente avrebbe barattato molto volentieri parte della sua libertà con una sicurezza, con la sicurezza di poter camminare sulle strade, viaggiare sui treni, salire sugli aerei, entrare in banca. Questo è la logica politica che sta dietro tutte le stragi, che rimangono impunite proprio perché lo Stato non può condannare se stesso o proclamare se stesso colpevole di quello che ha fatto. I magistrati avevano notato in tutte una interferenza, più o meno pesante, molto spesso pesantissima, di servizi, di uffici riservati della polizia, di organi insomma dello Stato, che invece di aiutare il magistrato a trovare la verità, imbrogliavano le carte perché la verità non venisse trovata.
L'esistenza di strutture clandestine all'interno dei servizi segreti di sicurezza italiani è emersa per la prima volta, seppur in maniera molto generica, già nel corso del 1984, a seguito di dichiarazioni rese da un detenuto per processi di natura politica, Vincenzo Vinciguerra, sull'esistenza appunto di queste strutture clandestine collegate alla CIA e ai servizi segreti in genere del mondo occidentale. Ci furono degli stragisti, degli autori di strage, mi riferisco in particolare a Vinciguerra, che fu il reo confesso della strage di Peteano, che al giudice Casson nell'84 descrisse la struttura Gladio in termini assolutamente precisi, puntuali, dettagliati, che potevano figurare nell'appunto che poi lesse Andreotti alle Camere. Io come vengo a sapere l'esistenza di queste strutture parallele? Faccio parte di Ordine Nuovo, che altro non è che un'organizzazione legata, dipendente dai servizi di sicurezza italiano. I gladiatori, gli elementi che noi contattavamo per l'arruolamento, ricevevano delle informazioni, dei pacchetti di informazioni di contenuto progressivo nel tempo, cioè non si diceva tutto al primo incontro. Si diceva solo quello che secondo la procedura dei servizi segreti si chiama la necessità di conoscere. Cioè si diceva solo quello che loro dovevano sapere, ma non si parlava dell'intera struttura, NATO e via discorrendo. Ora, che venga fuori un autore di strage, mai contattato per entrare nella struttura, mai arruolato, che venga fuori descrivendo tutta l'operazione, questo mi fa pensare che ci sia stata tutto una specie di magma terrestre che era informato di depositi, di armi e di struttura clandestina che forse agiva o che ha agito anche al coperto di una struttura ufficiale. Loro hanno fatto per 40 anni tutto il possibile perché Gladio rimanesse un segreto. È stato detto che è stato un miracolo che per 40 anni l'Italia, che non è il paese dei grandi segreti, abbia tenuto un segreto.